Benvenuti a questa edizione del telegiornale regionale di Toscana TV. Come avete visto e sentito dai nostri titoli, domani venerdì 15 di ottobre sarà una data importante perché scatta l'obbligatorietà dei Green Pass sui luoghi di lavoro, una situazione che viene monitorata anche in questa giornata di vigilia, ma intanto, e su questo ci soffermiamo con diversi servizi, intanto per quanto riguarda l'apertura parliamo di un venerdì che potrebbe essere difficile sul fronte dei trasporti. L'apertura. Venerdì nero domani saranno infatti possibili disservizi nel trasporto pubblico locale in Toscana a seguito dell'entrata in vigore dell'obbligo dell'esibizione del Green Pass. A renderlo noto la Regione Toscana dopo l'incontro organizzato stamani con prefetture, città metropolitana di Firenze, le province, le aziende, titolari della gestione del trasporto pubblico locale su gomma e ferro e le compagnie di navigazione. Sono emerse potenziali criticità a garantire il servizio legato all'entrata in vigore dell'obbligo e in base alla ricognizione fatta stamani, sentendo le varie aziende, è possibile che si possano creare dei servizi che ad oggi non sono completamente prevedibili, spiegano dalla regione. Insieme alle prefetture e agli enti locali, riferisce l'assessore toscano ai trasporti Stefano Baccelli, abbiamo raccomandato alle aziende di effettuare una programmazione atta a garantire il servizio prioritario nelle fasce di utilizzo da parte di studenti e pendolari, segnalando la necessità di proseguire nei prossimi giorni il monitoraggio del possesso della certificazione verde, in modo che i dipendenti forniscano le informazioni richieste con il preavviso necessario al fine di soddisfare le esigenze organizzative. E domani sono previste anche manifestazioni, no Green Pass, presidi e cortei. A questo proposito, nel pomeriggio la direzione della Polizia di Stato ha emesso un avviso a questori e prefetti di tutte le città e di tutti i territori italiani per monitorare un rischio di contrapposizione fra appunto manifestanti di idee diverse. Intanto vediamo cosa accadrà in Toscana, in particolare a Firenze. C'è stata incertezza fino all'ultimo per il timore di disordini e proteste violente, ma alla fine la manifestazione No Green Pass di domani mattina a Firenze si svolgerà. Il corteo dovrebbe partire da Piazza della Stazione per poi snodarsi per San Lorenzo e concludersi in largo a Nigoni, anche se sono corse voci del solo presidio per decisione degli stessi organizzatori. Sono attese almeno 200-300 persone. Ci sono stati dubbi fino all'ultimo sulle modalità di svolgimento della manifestazione dopo le varie proteste, i fatti di Roma e la manifestazione non autorizzata di un anno fa, lo scorso 30 ottobre, quando attorno a Piazza Signoria ci sono stati scontri con lanci di bottiglie e di Molotov, si temevano disordini e il rischio di infiltrazioni di frange violente. La questione è stata affrontata anche dal Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, che si è tenuto in prefettura. Infine è arrivato il via libera per il corteo, anche se il percorso è stato modificato. Le prossime ore saranno decisive per capire lo scenario che si presenterà a Firenze domani, nel primo giorno di obbligo del Green Pass per tutti i lavoratori del pubblico e del privato. In questa giornata di vigilia, di una data importante come il 15 di ottobre sul fronte Green Pass, le farmacie hanno effettuato un vero e proprio superlavoro per quanto riguarda i tamponi. Nei prossimi giorni scatteranno anche nuove assunzioni. A Firenze si certifica che al momento sono disponibili posti per i tamponi addirittura solo alla fine del mese. Vediamo. L'introduzione del Green Pass obbligatorio per poter accedere al posto di lavoro ha portato già da alcuni giorni ad un forte aumento delle richieste di tamponi e vaccini nelle farmacie. Un vero e proprio superlavoro, tanto che a Pistoia Farcom, la società che gestisce 7 farmacie pubbliche in 4 comuni della provincia, ha avviato una campagna di assunzioni non solo di farmacisti ma anche di personale infermieristico. Chiaro che con il Green Pass obbligatorio per accedere al luogo di lavoro, la domanda sta diventando veramente esponenziale e anche la richiesta da parte dei cittadini sta diventando molto sostenuta, tanto che stiamo mettendo in atto anche misure organizzative per incrementare l'offerta, quindi stiamo facendo, e qui un ringraziamento ai dipendenti, stiamo facendo lavorare in ore di straordinario, stiamo cercando personale da dedicare
a questo servizio, quindi procedendo con nuove assunzioni, parlo non solo di farmacisti ma anche di infermieri e biologi, e l'altro aspetto è anche che va incontro a una richiesta che ci viene fatta, quella di ampliare il servizio anche alla domenica, e questo lo abbiamo fatto nella nostra farmacia H24. La prenotazione è molto semplice, anche perché abbiamo messo o direttamente in farmacia oppure abbiamo messo su un'app facilmente scaricabile sia dal sistema Android che Apple, dove il cittadino prenota con facilità e non solo, ma vede anche le disponibilità e il proprio screening. Ecco il costo? Il costo, seguiamo un accordo nazionale, è 15 euro per le persone sopra i 18 anni, da 12 a 18 anni 8 euro. In vista dell'entrata in vigore perciò dell'obbligo del Green Pass, oggi è intervenuto questo pomeriggio a Telegram il nostro quotidiano di approfondimento curato da Alessio Poggioni, il sindaco di Pistoia Tomasi, che appunto ha parlato di preoccupazioni soprattutto per il comparto del trasporto pubblico. Sentiamo alcuni brani di questo intervento del sindaco Tomasi. Intanto parto dalla mia di aziende, che è il comune che ha più di 600 dipendenti. Abbiamo con i dirigenti e con il segretario generale fatto un regolamento interno che disciplina i controlli all'ingresso dei nostri uffici. Già ci siamo testati con l'inizio della scuola, con le nostre scuole, sono molte le scuole materne e gli asili, e confesso siamo un po' preoccupati perché non abbiamo una contezza esatta di quanti sono i nostri dipendenti che non hanno fatto il vaccino o che dovranno fare i tamponi per avere il Green Pass all'ingresso, quindi non abbiamo un numero complessivo. E siamo invece preoccupati, anche lì non sappiamo i numeri, ad esempio nelle aziende di trasporto pubblico, perché quando vengano a mancare magari 20-30 autisti potrebbero saltare delle corse, però sono anche qui dei dati che non abbiamo ma che stiamo monitorando di ora in ora. Mentre noi abbiamo un'economia un po' particolare, quindi ci sono i vivai, certo. Quindi si lavora all'aria aperta, quindi è molto più difficile il contagio, e è una stagione anche di bassa stagione in questo momento di lavoro. In realtà, per esempio, l'azienda più grande che è Itachi è molto avanti, ha dichiarato di essere pronta a fare i controlli, ma è anche l'unica grande azienda che ha fatto una campagna vaccinale al suo interno, okay. Lo ha fatto oltre 1600 vaccini ai dipendenti, ai lavoratori dell'indotto e addirittura ai familiari dei dipendenti, quindi si è dimostrata sempre all'avanguardia. Tre classi del liceo scientifico sportivo Calamandrei di Sesto Fiorentino sono finite in quarantena a causa della positività di un insegnante. Il provvedimento è stato preso perché nei giorni precedenti la docente aveva insegnato in tutte e tre le classi. Adesso apriamo la pagina della cronaca, perché è stato estradato proprio oggi dalla Germania, lo avevamo anticipato nei giorni scorsi nel nostro paese, il cittadino ceceno Rasul Bisultanov, che era stato arrestato lo scorso 4 di febbraio con l'accusa di aver pestato ed ucciso insieme a connazionali il giovane fiorentino Niccolò Ciatti. Lo ricorderete, era il 12 di agosto del 2017 davanti a una discoteca di Lloret de Mar in Spagna. Il mandato d'arresto europeo è stato emesso sulla base di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere del Tribunale di Roma, su richiesta della Procura della Repubblica. Si tratta di un importante risultato investigativo, hanno sottolineato i carabinieri, che scaturisce da una complessa attività di indagine condotta dal ROS, l'unità specializzata nella risoluzione di crimini particolarmente efferati commessi anche all'estero in danno dei nostri connazionali. Ed è stato ritrovato senza vita l'uomo, il cercatore di funghi, che era scomparso da alcuni giorni sulla montagna pistoiese. Una vera e propria piaga in queste ultime settimane. Due decessi, sempre in analoghe circostanze, nella nostra regione in pochi giorni.
È stato ritrovato morto il cercatore di funghi 80enne scomparso da ieri in località Serra Pistoiese nel comune di Marliana in provincia di Pistoia e per le cui ricerche erano stati impegnati SAST, Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza e anche elicotteri dei pompieri e della Guardia Costiera che ha effettuato un sorvolo con termoscanner stamani. L'anziano, secondo quanto si apprende dal soccorso alpino, è stato trovato non molto lontano dalla strada da alcuni soccorritori insieme ad un gruppo di cercatori di funghi. Da inizio ottobre è la quarta persona morta in Toscana dopo essere andata a cercare funghi. Due dei precedenti decessi sono avvenuti in provincia di Lucca, il terzo in Mugello. L'anziano era partito ieri mattina per andare a cercare funghi, non facendo più ritorno a casa e risultando irraggiungibile via telefono. Il soccorso alpino ha partecipato alle ricerche anche con i cani molecolari arrivati da Abruzzo e Piemonte che hanno lavorato tutta la notte individuando una possibile zona di ricerca. Stamani il ritrovamento dell'uomo ormai privo di vita. Dopo l'investimento costato la vita a Massimiliano Benigno, il 47enne trovato senza vita all'alba dell'11 di ottobre a Campi Bisenzio, in provincia di Firenze, sul luogo dell'incidente sarebbero transitati numerosi automobilisti, nessuno dei quali si sarebbe fermato per dare l'allarme. E quanto emergerebbe dalle analisi delle telecamere della zona, ora acquisite dai carabinieri. Gli occhi elettronici avrebbero registrato il passaggio di diverse vetture in entrambi i sensi di marcia. Per la morte dell'uomo, è indagata per omicidio stradale e omissione di soccorso una 31enne della provincia di Pistoia. Cambiamo argomento, ma restiamo in cronaca perché parliamo dell'inchiesta Cheo, avviati i lavori per la messa in sicurezza sulla strada regionale 429. Siamo a Brusciana, all'altezza del Cavalcavia. È da qui che iniziano i primi lavori per la messa in sicurezza della SR 429, al centro dell'inchiesta CEU della Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze. In questo sottofondo stradale i carabinieri forestali hanno trovato una quantità di cromo 26 volte superiore al limite consentito al test di cessione. Una strada avvelenata dal marzo del 2019, quando i camion partivano dall'impianto Le Rose di Bucine per andare a riversare il CEU mischiato a detriti nel lotto 4 e 5 della statale. Una miscela che se a contatto con l'acqua piovana può rilasciare sostanze tossiche in falda. ARPAT ha individuato un intervento di protezione, di messa in sicurezza appunto di emergenza che consiste nella stesa di alcuni teli in polietilene che proteggano in modo impermeabile il rilevato stesso. Le indagini ricostruiscono il sistema criminale messo in piedi da alcune imprese del distretto conciario di Santa Croce sull'Arno insieme all'Ndrangheta calabrese. Per chi oggi è sotto inchiesta, il traffico illecito dei rifiuti era diventato un vero e proprio business, nocivo però per chi abita vicino alla 429. Costretti a vivere con l'incubo dell'inquinamento delle falde, anche se l'assessore regionale all'ambiente Monia Monni tranquillizza. Allo stato attuale non ci sarebbe alcuna contaminazione dei pozzi e le analisi di ARPAT proseguiranno almeno per un altro anno. E sul programma dei lavori per la messa in sicurezza. Nello specifico della strada regionale, questo non è un intervento definitivo, è uno degli interventi di messa in sicurezza temporanea che faremo su ciascun sito coinvolto e che servono appunto per mettere in sicurezza questi luoghi dalle piogge che stanno per iniziare. Nel frattempo ARPAT sta mettendo a punto gli ultimi studi su alcuni siti che hanno bisogno di ulteriori approfondimenti e sta iniziando a progettare gli interventi o di modifica o di messa in sicurezza permanente di quelli per i quali abbiamo già dati sufficienti a sviluppare progettazioni adeguate. Due giovani paracadutisti della Brigata Folgore, un uomo ed una donna, sono rimasti gravemente feriti durante l'atterraggio dopo un lancio ad Altopascio in provincia di Lucca. Si tratta di un 21enne che ha riportato un politrauma ed è stato trasferito al CTO di Careggi a Firenze con un elisoccorso e di una giovane trasportata sempre in codice rosso all'ospedale Cisanello di Pisa. E adesso andiamo avanti, ci trasferiamo a Prato con gli sviluppi di un'inchiesta particolare. Vediamo.
Allora io non vuole fare più la ditta per lui, perché lui non mi rinnova il permesso di soggiorno. Lui è il titolare occulto dell'impresa, mentre a parlare è il prestanome, entrambi cinesi. Una frase breve ma eloquente sul sistema illegale ormai consolidato al centro della nuova inchiesta della Procura di Prato sulla complicità tra i colletti bianchi e l'imprenditoria cinese per creare schermature per frodare l'erario e sotterfugi per ottenere facilmente permessi di soggiorno, che ieri ha portato a oltre 142 perquisizioni, 8 misure cautelari tra i professionisti coinvolti, di cui 7 ai domiciliari e ben 210 indagati. La frase è contenuta in una delle tante significative intercettazioni telefoniche riportate nelle quasi 600 pagine dell'ordinanza del GIP del Tribunale di Prato Francesco Pallini. Altre sottolineano il ruolo fondamentale avuto dai consulenti, che hanno asservito il loro bagaglio professionale alle esigenze della clientela cinese in modo pienamente consapevole. Sono i professionisti a preparare per i cinesi la documentazione fasulla da portare in questura per ottenere i permessi di soggiorno, consapevoli che l'ufficio immigrazione, oberato com'è di pratiche da smaltire, non abbia il tempo di approfondire e sia rassicurato dal fatto che i documenti arrivino da uno studio professionale. Sono i professionisti a truccare i bilanci delle imprese cinesi per nascondere le perdite, perché per ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno del titolare è necessario dare una parvenza di solidità finanziaria. Altre intercettazioni, incrociate con gli esiti dei controlli effettuati dagli ispettori ASL o dalla Polizia Municipale, evidenziano che il titolare occulto, spesso dipendente della stessa azienda, è colui che tiene i rapporti con gli studi professionali con cui concorda ogni azione. È con questo sistema che il vero titolare può permettersi di tutto senza mai risponderne e senza versare tasse e contributi. Un sistema che può incrociarsi con il fenomeno apri e chiudi entro 3 anni e con quello delle ditte fantasma. Un sistema già svelato nei suoi meccanismi dalla precedente inchiesta a cui spesso il GIP fa riferimento nell'ordinanza. Ciò che sta diventando difficile da inquadrare sono le reali dimensioni del fenomeno, che con il tempo sta crescendo esponenzialmente. Incendio di scarica del Cassero a Casalguidi, in provincia di Pistoia, è stato chiesto il processo per il presidente ed il direttore tecnico in carica all'epoca dei fatti. Incendio colposo e violazione della legge sui rifiuti. Sono queste le ipotesi di reato per le quali il pubblico ministero Luigi Boccia, titolare dell'inchiesta sul rogo divampato nella discarica del Cassero nel comune di Serravalle Pistoiese il 4 luglio 2016, ha chiesto il processo per Alfio Fedi, all'epoca presidente del CDA di Pistoia Ambiente, e Michele Menichetti, l'allora direttore tecnico della discarica, rispettivamente difesi dagli avvocati Andrea Niccolai e Fabio Celli. All'origine dello spaventoso incendio del 2016, infatti, ci sarebbe un'alta concentrazione di idrocarburi pesanti nei rifiuti conferiti, che secondo la Procura per questo motivo non avrebbero dovuto essere smaltiti nella discarica. Analisi incomplete e una classificazione sbagliata avrebbero accompagnato i carichi erroneamente identificati come non pericolosi. Il giudice Luca Gaspari si pronuncerà il prossimo 15 dicembre, come annunciato nell'udienza che si è tenuta lunedì presente il sostituto procuratore Giuseppe Grieco. Il comune di Serravalle si è costituito parte civile per un eventuale risarcimento danni. Insieme all'ente ci sono come parti civili 13 residenti della zona della discarica e 4 associazioni ambientaliste. Oggi è giovedì e torna in prima serata a partire dalle 21:20 l'appuntamento con Telegram, il nostro settimanale di approfondimento del giovedì sera, appunto condotto da Alessio Poggioni. Noi ci colleghiamo subito con gli studi di Telegram per capire quale sarà il filo conduttore di questa giornata. Alessio, a te. Grazie Vittorio, sì, questa sera è una puntata particolare, ci occuperemo di povertà, i nuovi poveri, cercheremo di stilare il profilo appunto di chi in questo anno e mezzo di pandemia è sceso sotto la soglia della povertà e è andato a finire tra gli indigenti. Avremo anche dei reportage davvero molto particolari, Rachele Campi è andata sul campo a parlare con le persone che oggi non ce la fanno ad arrivare a fine mese. Facciamo così, vediamo un breve estratto. Io sono una mamma di 5 bambini, per fortuna loro sono via da questa casa. Io come mamma non l'ho potuta aiutare tanto, però. Devo dire, negli ultimi anni c'è stato, prima del lockdown, tanti ragazzi giovani, molti ragazzi dai 25 anni in giù. Nell'ultimo periodo sono riaumentate anche le persone anziane. Il futuro? Lo vedo troppo buio io. Sono stanca di poter chiedere aiuto
perché mi sembra di essere una donna finita a 58 anni. Allora, appuntamento da non perdere questa sera alle ore 21:20. Gli ospiti in studio saranno l'assessore al welfare del Comune di Firenze, Sara Funaro, ci sarà Federico Bussolino, un consigliere comunale della Lega, e poi ci sarà Jacopo Storni, Andrea Bigalli e soprattutto i nostri reportage di cui avete appena visto un estratto. A te, Vittorio. Grazie Alessio, un appuntamento dunque da non perdere questa sera in prima serata. Adesso voltiamo pagina e ci occupiamo di un festival, quello dedicato, e porta il suo nome, a Mauro Bolognini. Giunto alla sua nona edizione, il 15, 16 e 17 ottobre torna il Mauro Bolognini Festival presso l'omonimo Teatro Pistoiese e il Teatro Moderno di Agliana. L'appuntamento è promosso dal Centro Mauro Bolognini insieme ai soci Comune di Pistoia, Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pesce e Brigata del Leoncino. Una manifestazione di rilievo internazionale in grado di crescere biennio su biennio e che quest'anno supera la quota delle 1200 iscrizioni nella sezione concorso internazionale per cortometraggi. I cortometraggi provengono infatti da ben 77 paesi del mondo, di cui 499 dall'Italia, 130 dall'Iran e a seguire da Francia, India, Spagna e Stati Uniti. È un modo, uno strumento importante questo festival per approfondire e valorizzare la figura del regista pistoiese, soprattutto alla vigilia, diciamo, del centenario che sarà il prossimo anno e che noi come fondazione insieme al centro ci proponiamo di valorizzare con un'importante mostra che sarà realizzata proprio a Palazzo Montalenti, che è uno dei poli del nostro sistema museale. Una valanga di ottimi cortometraggi provenienti da 70 paesi del mondo, sono più di 1200 i cortometraggi pervenuti, e quindi con un numero così alto è possibile fare una selezione anche qualitativamente più alta. Ospite d'eccezione della manifestazione, l'attrice Antonella Lualdi. Ci occupiamo adesso di ricreazione, il progetto di Sei Toscana. Ricreazione da oggetto al rifiuto e ritorno, la via delle 4R. È il progetto di educazione ambientale di Sei Toscana, rivolto alle scuole primarie e secondarie di primo grado. Sono 7 percorsi differenziati per fasce di età che si svolgeranno a Siena, Arezzo, Grosseto e in parte della provincia di Livorno. È un progetto che si svolgerà sia in presenza sia in maniera virtuale. Sono tanti laboratori, visite agli impianti, permetteremo alle ragazze e ai ragazzi di toccare con mano cosa vuol dire economia circolare, cosa vuol dire riciclare un prodotto, e quindi li inviteremo a riflettere su cosa acquistare, cosa è meglio acquistare e come poter dare il proprio contributo, sapendo che i ragazzi sono una leva meravigliosa anche per educare le famiglie. Entro il 31 ottobre gli insegnanti potranno aderire all'iniziativa gratuita. L'argomento è quello dei rifiuti e del ciclo dei materiali per incentivare la diffusione di buone pratiche quotidiane a casa e a scuola, misurando l'impatto dei comportamenti quotidiani. Io credo che la visita agli impianti sia fondamentale, perché le persone devono vedere e non fermarsi al deposito sotto casa o al cassonetto della spazzatura, ma devono vedere che fine fa anche tutto il lavoro che fanno a casa. No, parlo della differenziata, penso a tutte le cose che poi noi gli chiediamo, e quindi vedere poi alla fine qual è il vero risultato finale del loro lavoro, anche del nostro lavoro fatto a casa, penso sia fondamentale per avere consapevolezza di quello che succede. Una serata su Toscana TV da non perdere, ve la ricordo ancora, alle 21:20 Telegram, parleremo dei nuovi poveri, alle 22:30 circa il film Imaging Argentina con Antonio Banderas ed Emma Thompson. È tutto, grazie di essere stati con noi, ai prossimi appuntamenti con l'informazione, arrivederci.